Maso Tomer, di nuovo la mia domanda è: cosa significa un unico cuore? Rav, un cuore unico, noi tutti quanti siamo un'unica creatura. È la nostra immaginazione che è separata in tanti pezzi che sono opposti, diversi, in conflitto, ed è soltanto perché il nostro ego, il nostro desiderio di ricevere, la nostra inclinazione al male ci governa e produce questa immaginazione che siamo separati, che siamo divisi, che siamo frammentati ed ognuno vive per se stesso. Il nostro scopo intero, completo, è di forzarci a ritornare contro questo desiderio che ci separa, di tirarci indietro in questo unico corpo, un unico pensiero, un unico desiderio, un unico cuore. E noi siamo lì, verso questo cammino, e noi sentiamo anche come succede gradualmente, sempre più. E questa volta succede veramente molto più, in maniera molto più potente rispetto a prima. Io sono molto felice, io sento in voi il cuore che si avvicina, il pensiero, il desiderio, che siete più consapevoli e più in accordo con questo processo che tutta la creazione attraversa. E noi siamo la parte più interiore di tutte le creature, perché noi vogliamo di nostro accordo di essere più connessi. È meraviglioso quello che sta succedendo, è veramente meraviglioso. Io sono veramente toccato. Ci è voluto una decina d'anni perché io mi stavo preparando per un'assemblea tale, per essere sentita, dove che stiamo lavorando insieme con i miei studenti. E adesso io sento che siamo veramente all'interno di questa inclinazione verso un unico cuore, dove noi capiamo meglio, sentiamo questo scopo, che noi siamo, ci stiamo avvicinando. Io voglio ringraziarvi per questi grandi sforzi che ognuno di voi fa. Noi certamente avremo successo in questo. Noi raggiungeremo una connessione tale che il Borè apparirà davanti a noi apertamente. È la forza che ci connette, la forza che dimora tra di noi, che noi, dove noi siamo, da cui noi siamo immersi, e tutto diventa uno, come è scritto: il Borè è uno.